Facciamo una brevissima digressione. Facciamo vedere i 14. Salvo, che cosa stai combinando come al solito? Vediamo. Qualcosa di bello, un po' di leggerezza, qualcosa che tocca il cuore, dove siete invitati, amici che siete in trasmissione adesso a Venezia, il cuore di Venezia, il premio Canaletto, con delle opere straordinarie che possiamo vedere qua, che toccano l'animo, il cuore e aiutano a trascorrere in maniera, perché la televisione passa solo brutti messaggi, come dicevi tu, quindi messaggi duri. Vediamo sempre cose tremende in televisione, poco educative per i ragazzi, per i bambini, ma che fanno male anche a noi adulti soprattutto. E quindi pittura, poesia, scultura, fotografia, con tanti amici giornalisti che verranno da Roma e Milano e personaggi. Ringrazio sempre Canale Italia, Sky, l'amico Paolo Liguori, direttore di TGCom 24 e quant'altri ci supportano, anche la Nuova Venezia, il Gazzettino. Siamo in questo albergo molto bello, in questa grande sala col giardino anche. Spero che sia una bella giornata. Domenica 17 novembre, partiremo dal mattino alle 9, dove faremo una bellissima manifestazione, questa del premio Canaletto, con grandi personalità, voglio dire, e ottimi giornalisti. E Va bene. parleremo di cultura e di arte, come puoi vedere, perché l'arte aiuta molto, soprattutto in periodi come questi. Pensavamo che fosse finito Vito col Covid, invece. Ci hanno acceso una guerra e ce ne hanno acceso anche un'altra, porca miseria. E quindi Esatto. veramente siamo in una fase psicologica veramente dura. Io ho delle segretarie, degli amici, delle amiche che a volte faticano a dormire, devono prendere delle pillole, delle gocce, perché con tutta l'ansia che viene comunicata in televisione e l'arte è veramente un toccasana per star meglio. E quindi E la allora, domenica, il sabato, se potete portare i bambini, i ragazzi, la famiglia in un bel museo a vedere delle opere, in una galleria, a vedere delle mostre d'arte, se potete riuscire a portarli a vedere la bellezza, un palazzo antico, qualcosa di meraviglioso. Guarda, ad esempio, guarda Meneghel alla sua età, anche la Mostert, cioè ci sono persone che riescono, fanno la pittura con l'anima, con il cuore, toccando il mare della Sicilia, la Puglia, guarda la Papaleo. Cioè riescono ad essere altissimi dando alla società molto. E Bene. quindi pittori, poeti riescono, cioè come diceva Sant'Agostino, padre Camerlo, parlo con lei, diceva che chi canta prega due volte, Sant'Agostino. Io dico che chi fa arte, Vito, ne prega tre di volte, perché aiuta se stesso, aiuta la propria famiglia e aiuta gli altri, forse a riflettere e a vedere la bellezza. Padre, che cosa dovremmo fare per poter cambiare gli animi delle persone, per poter rassicurare? Dobbiamo solo pregare oppure ci vuole qualcosa dall'alto che provi a cambiare il sistema anche di apprendistato, diciamo, di apprendimento in generale? Padre Carmelo. Sì, effettivamente la formazione è importante, però bisogna anche educare alla sensibilità, cercare di, ecco, come Bravo. diceva appunto l'amico, portare già da bambini a avvicinarsi all'arte, alla musica, alla scultura, tutto ciò che è bello e buono, questo ci avvicina a Dio.